Mi scrive questa lettera il mio amico Claudio Silvestro. Caro Romano Amodeo, ti ricordo che ultimamente il tuo caro amico Claudio Silvestro, al quale hai dedicato 3-4 video molto interessanti sul piano religioso, ti ha proposto di fare un video che riguarda i santi Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II. Te l'ho già detto che il tuo amico Serafino Massoni, ultimamente, in occasione della santificazione dei due papi, ha fatto un video riguardo quell'evento verificatosi nel Bresciano di un grande crocifisso eretto in onore della visita di Giovanni Paolo II, che si spezzò e cadde in testa ad un povero disgraziato disabile, uccidendolo. Inoltre, questo ragazzo abitava in via Giovanni XXIII. L'evento accade nel giorno prima che i due papi fossero fatti santi. Ebbene, il professor Massoni, senza esitazione alcuna e da persona agnostica, etichettò tale avvenimento come miracolo. Quindi un miracolo con un effetto negativo anziché positivo? Ma perché non lo hai ancora fatto? Altra questione. Mi devi spiegare perché il professor Massoni, sebbene non creda in Dio, ogni qualvolta che parla di Dio ha un seguito di visualizzazioni e di commenti molto, ma molto superiore a te, che sei una persona cattolicissima e conosci la Bibbia e io lo so bene. Allora mi domando, sei tu che non sai spiegare la Bibbia o basta essere come il Massoni che ti parla di energia intelligente al posto del Creatore per avere un gran seguito di visualizzazioni e di commenti? Spero che questa volta mi risponderai come hai fatto nel passato, con un bel video di risposta. Grazie, il tuo caro amico Claudio Silvestro. Bene, caro amico, le questioni sono due. La prima, mi chiedi di fare questo video e io lo farò, te lo prometto. La seconda, che voglio trattare brevemente qui, riguarda sulla seconda domanda che mi hai fatto. Metti in evidenza come il professor Massoni, quando parla di Dio e di cose di questo tipo, pur dichiarandosi agnostico, ha un grande seguito di visualizzazioni e di commenti molto, ma molto superiore a me, che sono eccetera eccetera. Ebbene, accade per un semplice motivo. Le argomentazioni che porto io sono di natura trascendente la realtà, sono di natura divina. Il divino è proprio quanto trascende la realtà, ossia quanto nella realtà non si vede. Dire trascendere la realtà significa che nella realtà non si vedono minimamente. Infatti la cosa più divina che esiste e che trascende totalmente la realtà è che mentre Dio toglie di mezzo tutta la realtà e la riporta al suo principio, sembra in atto una realtà proprio opposta a questa, di un mondo che avanza, in cui sono gli uomini a fare ogni cosa e in cui è in atto una sorta di consumismo totale che alla fine consuma perfino la vita. Ecco, in questo consumismo c'è l'espressione totale e generale proprio della salvezza portata da Dio. Se noi andiamo a guardare ogni vita è mortale. Se andiamo a guardare ogni vita, Dio uccide ogni uomo che esiste sulla faccia della terra. E per noi si tratta di una tragedia, perché noi intendiamo l'uscita dalla vita come la possibile fine di ogni cosa. Ecco,
Ma nel valore assoluto le cose non stanno proprio così. Non c'è per niente la possibilità nel nostro mondo reale di una dinamica che esista solo essa. Sarebbe come dire che un pendolo va soltanto da sinistra verso destra all'infinito e non ritorna mai da destra verso sinistra. Significa come un'onda che alterna alto con basso e che quando invece di una ce n'è tutto un treno, tutto il treno non si alterna con un treno che viaggia nel verso uguale e contrario al primo treno. Chi crede in un mondo che così palesemente mostra tutto ciò che esiste in termini di testa croce, pari o dispari, bianco o nero, più e meno, in un modo alternato, che solo la vita avrebbe una dinamica che non alterna, che solo l'universo abbia eternamente un solo verso, il che è una pura follia. Dunque, il miracolo più grande che esiste c'è proprio quando non si vede. Allora c'è, ed è un miracolo assolutamente trascendente. Quando invece si vede una sorta di miracolo, è proprio la volta che quel miracolo c'è molto, ma molto meno. Perché? Perché vedi dei segni reali nella realtà, e allora se li vedi nella realtà, in quella uguale e contraria, quei segni sono da vedere a rovescio, ossia non come miracolosi. Allo stesso modo, grosso modo, vedi, ti ho anche risposto in relazione al primo quesito di questo grande segno di una santificazione dei due papi, e il giorno prima di questa santificazione c'è questo segno di un miracolo a rovescio, ossia di un qualcosa che si vede, ma che è proprio trascendente, perché si vede, sì, ma si vede proprio nel modo uguale e contrario a quello che uno si aspetta, perché uno si aspetta che il segno di due grandi santi corrisponda a qualcosa che umanamente sia felice, e invece è proprio lì una grande croce eretta in onore di una visita di Papa Giovanni Paolo II, che invece di essere segno di bene crolla sulla testa di un povero disabile e lo uccide. Ma insomma, questo Dio che uccide, è mai possibile che sia un Dio di amore? Ma che differenza c'è tra questa uccisione e la uccisione a tempo debito di ogni uomo? Ogni uomo è ucciso. Ecco che questo segno, che appare come un segno miracoloso, sì, ma al contrario, salva in un certo senso proprio quell'aspetto trascendente di un miracolo che appare miracolo in positivo. Ebbene, questo miracolo, che appare miracolo ma come un miracolo negativo, è una sorta veramente di miracolo di bene trascendente, perché non sembra minimamente che a quel disabile sia successo niente di buono, ma proprio tutto di cattivo. E invece abbiamo che, nella verità, la vita di quel disabile è nata proprio in quel momento lì. Quella che noi vediamo essere una morte è in verità l'origine della vita. Di conseguenza, nel preciso momento in cui sta per accadere questo enorme miracolo in cielo di due santi papi come il Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II, ecco, il segno trascendente è la nascita a Dio
di questo che, se fosse evoluto così, sarebbe stato un disabile, ma è la nascita di un disabile avviato verso la salvezza, verso la sua infanzia, verso la sua innocenza, verso la perdita di tutto quello che di brutto esiste nella sua vita. Ecco allora il segno trascendente. È proprio nel segno che questi due papi hanno dato origine realmente a una grande nuova cosa come fonte di salvezza nel campo della realtà. In parte, caro Claudio, io ti ho spiegato anche la questione dei due papi, ma l'ho fatto prendendola un po' alla lunga, riferendomi al consenso che ha il professor Massoni. Ma il professor Massoni ragiona terra a terra, ossia non segue i valori trascendenti che seguo io. Io stufo anche le persone quando si sentono dire che ciò che sembra un male per l'uomo invece è un bene veramente tale per una verità e non un'apparenza. La gente è tanto succube di questa verità che noi vediamo reale che, a forza di sentirsi dire che tutto ciò è falso, è bugiardo e non è vero, una volta che l'ha capito, prova quasi il fastidio a sentirselo ripetere più e più volte, perché non sembra che sia la verità. È lo stesso atteggiamento che facevano con il Galileo Galilei, immaginando che Galileo Galilei gli diceva: state vedendo il sole che gira attorno alla terra, ma guardate che non è vero, è la terra che gira sul suo asse e intorno al sole. E una volta che tutti coloro che lo udivano l'avevano capito, e guardando il sole che si muoveva attorno alla terra pensavano tra sé e sé: ma cosa cavolo sta dicendo questo qui? Non lo vede che il sole che gira intorno alla terra? Sì, ho capito cosa dice. Sta dicendo nocuofene fesserie, sto Galileo Galilei. La gente non vuole sentire ragioni che non sono della dinamica vista in questo mondo reale. Poiché il Massoni è su questo mondo reale che poggia la sua analisi, perché la verità si deve esprimere sempre da tutte le posizioni che noi la vediamo, sia in un verso sia nell'altro verso, sempre vero deve essere, e egli cerca la verità in questo universo solo avanzante, parte da un concetto un po' meno ostico da essere accettato, e affrontando le questioni in un modo che molte persone riescono facilmente a capirle, trova tutto quel consenso che io non trovo. Ma qui c'è proprio da mettere in luce quello che diceva Gesù. Cosa dicono di voi? Attenzione, se vi lodano troppo, significa che voi avete sposato la logica di questo mondo. Io in un certo senso, anche se vorrei in certi momenti che le cose che dico avessero una utilità maggiore di quella che vedo hanno, tuttavia mi consolo dicendo che proprio grazie al fatto che non sono tanti coloro che seguono le argomentazioni mie, queste argomentazioni mie hanno tutti i requisiti che secondo Gesù doveva avere una vera verità, ossia quella verità dell'altro mondo che
In questo mondo sembra falsa. Il fatto che, appunto, il consenso dei miei video quando io parlo di Dio lasci a desiderare rispetto al consenso che ha il professor Massoni è assolutamente giustificabile. Il professor Massoni segue la logica di questo mondo e quindi è facilmente comprensibile. Molto meno lo sono io, perché io non seguo la logica di questo mondo, ma di quel mondo trascendente che non si vede, ma che è alla fonte, alla causa di come noi vediamo questo. Questi miei ragionamenti che mostrano che la realtà del mondo è secondaria a quella del mondo trascendente, sono capite, ma poco, perché ogni uomo desidera ragionare usando la logica di questo mondo. Io faccio e devo decidere se fare il bene o il male in questo mondo qui, che è quello in cui io vivo e in cui io sono. Mi vengono a dire che c'è un altro mondo che verrà oltre questo? Beh, speriamo. Ma intanto io in questo momento qui, c'ho davanti questo mondo qui. E io in questo mondo qui cerco di fare il bene. Mi pongo il problema di che cosa devo fare o non fare per mutare o non mutare le cose che ci sono da fare. Questo atteggiamento è proprio di un paperino, Pippo, Pluto o Topolino, che prendono la mano a Walt Disney e, visto che Walt Disney li fa esistere, dicono: beh, oramai noi esistiamo e siamo noi che all'atto pratico facciamo tutto. E dunque vogliamo fare tutto noi. Non abbiamo bisogno di te, caro Walt Disney, che ci faccia i disegni per cui noi ci muoviamo. Noi siamo così bravi che ci muoviamo dopo che esistono i disegni, ma quei disegni noi li facciamo prima. Capite? Noi ci muoviamo dopo i disegni, ma i disegni noi li facciamo prima. Un paperino, Pippo e Pluto, che necessita di un ponte reale su cui camminare, si illude che mentre cammina sul ponte è in grado anche di costruirlo quel ponte. E siamo veramente di fronte a una logica che lascia a desiderare. Se la guardiamo in tutta la sua assoluta verità. Invece, nella verità relativa soltanto alla cosa in sé, ossia guardando solo il fumetto, nel fumetto Walt Disney non appare mai, il creatore non appare mai, appaiono solo le creature, come Pippo, Pluto, Paperino, e la loro apparente capacità di fare. E se uno si limita soltanto al cartone animato che vede e si dimentica che c'è un creatore che lo crea, si sbaglia totalmente pensando che quei personaggi siano dotati veramente di quella capacità di fare, visto che così si vede. Ecco, se uno entra in questo contesto di questo disegno e usa solo la logica di questo disegno, si chiede perché Pippo, Pluto e Paperino facciano quello che fanno anziché fare dell'altro, e se lo chiedono proprio messi in relazione solo a loro, non pensano nemmeno all'eventualità che tutto ciò dipenda da un creatore che in quell'opera lì non si vede, ma è lui che la fa. No, vedono i personaggi che la fanno e dicono: è tutta opera dei personaggi. Infatti sono i personaggi che vediamo fanno l'opera. Mentre invece l'opera, ogni opera, è fatta sempre e solo da un creatore. Chi cerca sempre di rimandare ogni cosa al creatore, in un certo senso rompe anche un po' le scatole,
a chi non vuole sentire parlare di trascendenza, non vuole sentire parlare di un altro che fa al posto suo, anzi disfa. Gli è tanto antipatica questa posizione di Dio che disfa quello che egli crede di fare, che quando sente uno che glielo dice è mandato all'altro mondo, è mandato al diavolo. Perché? Perché a ogni uomo farebbe comodo, in un certo senso, credere che Dio non c'entra, che l'assoluto nei confronti del relativo non c'entra proprio niente, che il relativo è relativo solo tra se stesso e non una relazione tra A e B, perché sia A e sia B sono relativi a un qualcosa che hanno in comune ed è assoluto. Ecco, per questo c'è questa grande differenza. Ma io non punto ad avere audience, io punto solo a raccontare le verità che credo siano vere, che poi siano tanti, molti o pochi quelli che le ascoltano, tutto lascia veramente il tempo che trova, perché se questo è ciò che accade ora, bisognerà vedere cosa sarà tra 100 anni, quanti tra 100 anni si andranno a rivedere i video che ho fatto io e quanti si andranno a rivedere i giudizi espressi dal professor Massoni. Tutto qui. Caro Claudio, comunque farò questo video, lasciami il tempo, perché in questo momento in cui io devo decidere che cosa fare, se ritornare in Egitto oppure mettermi decisamente alla caccia della fusione fredda per donare all'umanità questa grande possibilità di salvare la Terra, io sono piuttosto distratto, non riesco a stare dietro a tutte le vostre questioni e a tutte le vostre domande, agisco un po' in un modo quasi a campione. Quelle che riesco a vedere come domande trovano una risposta, e chiedo scusa a coloro che mi fanno domande e non vedono risposte da parte mia. Non dipende da me, dipende proprio solo da questo momento in cui io devo veramente decidere qualcosa di simile a questo: cosa farò io da grande. Anche se adesso io ho 76 anni suonati, anche in questa condizione io, sapete, mi chiedo che cosa farò da grande. Saluti a te Claudio e a tutti.